video. Mi dispiace se non ho fatto uscire il video ieri come di consuetudine. Il problema è che l'ho girato, la videocamera è impazzita, l'ho girato ancora per altre 5 volte e non mi è piaciuto. E quindi ho detto basta, non ce la faccio, mi dovevo riposare psicologicamente. E quindi ho detto non fa niente, voglio fare di meglio e quindi lo faccio oggi. Come sapete tutti, il mese di maggio è finito e quindi siamo a giugno. Quanto sei perspicace. Ho pensato, perché non iniziare il mese di giugno con il wrap up del mese, che sono praticamente tutte le letture che ho svolto durante il mese di maggio. Quindi iniziamo subito. Come primo libro che ho letto durante questo mese è stato I regni di Nashira e il destino di Cetus di Licia Troisi. Questo libro mi è piaciuto un sacco, è l'ultimo della saga, infatti è il quarto numero, è edito dalla Mondadori e dovrebbe costare 19 euro all'incirca, non mi ricordo molto bene. In ogni caso mi è davvero strapiaciuto, se non avete letto questa saga dovete leggerla perché è bellissima. Licia Troisi, lo sapete, cioè io la adoro e scrive in modo fantastico, quindi sì, dovete leggerlo. Come secondo libro che ho letto durante questo mese è stato The Darkest Minds di James Dashner. L'ho preso in inglese, però è uscito anche qui in Italia con il nome di Virtnet Runner, il giocatore. Infatti è edito dalla Fanucci Editore e dovrebbe costare all'incirca 13-14 euro, giù di lì come The Maze Runner. In parole povere, questo libro parla di Michael, che è un hacker, e gioca nel Virtnet, che sarebbe una realtà virtuale. Lui praticamente viene ingaggiato dalla Virtnet Security con altri due suoi amici per scoprire il piano di Kane, che sarebbe l'antagonista della storia, e fermare, diciamo, la follia che sta facendo, che sarebbe insomma fare esperimenti sulle persone e quindi farle morire e roba così. Ma ve l'ho detta molto in breve perché voglio fare un video a parte e perché dovrei fare questo video lungo almeno 10 minuti per spiegarvi la trama di questo libro. Diciamo come terza cosa che ho letto, perché non è un libro ma bensì è la novella di Shadowhunters, che sarebbe Shadowhunters Academy, mi sembra, in italiano non so come si chiama perché le sto leggendo in inglese. Shadowhunters, perché le stai leggendo in inglese se sono uscite anche in italiano? E avete ragione, ma le sto leggendo in inglese non solo perché mi piace, ma anche perché ho trovato solo il PDF in inglese, quindi sì. E mi è piaciuto abbastanza, ovviamente è una novella di 70 pagine all'incirca, quindi non mi potevo aspettare chissà cosa, quindi è stato carino. Come ultimo libro, sì lo so, sono pochi libri, Chantal legge pochissimo, ma non è colpa mia, ve lo giuro, perché lavoro e studio e faccio troppe cose nella mia giornata e non mi basterebbe nemmeno una giornata di 48 ore, quindi il libro che sto per mostrarvi è Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, la maledizione del titano. Sarebbe il terzo volume della saga. È edito dalla Mondadori, scritto da Rick Riordan e costa 13 euro, anche se c'erano gli sconti e quindi l'ho pagato una decina di euro. Dire che ho amato questo libro è dire poco e non pensavo potesse piacermi così tanto la saga di Percy Jackson, ma credetemi, sto andando praticamente in fissa perché è bellissima, i personaggi sono qualcosa di fantastico e mi faccio tantissime risate e poi è un libro così veloce, così leggero da leggere che veramente, cioè, grazie Rick Riordan. E tra l'altro di questo qui mi sono tipo anche commossa alla fine, quindi per chi l'ha già letto potrà capire il perché, oppure forse sono l'unica deficiente che ha pianto alla fine del libro, ma lasciamo stare. Quindi il video finisce qui, ne approfitto per salutare Margaret the Fangirl, spero di averlo detto bene, che diciamo mi ha chiesto di salutarla e poi insomma ci tenevo perché mi ha aiutato per ieri, perché ieri stavo un po' ecco così e lei mi ha dato lo sprint in più per fare questo video, quindi ciao Marghe, ciao, grazie. Ragazzi, io vi invito a iscrivervi al canale qui sotto, di lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto e di seguirmi anche sulla pagina Facebook, Instagram e Goodreads e commentate qui sotto, fatemi sapere se vi è piaciuto qualche libro oppure fatemi sapere voi magari un libro che vi ha particolarmente colpito, che avete letto durante questo mese, perché sono curiosa. Quindi niente, ci vediamo giovedì, io vi saluto, ciao! Sentono le ciabattine, possiamo fare un concerto di ciabatte? Sì, sì, cadiamo tu, anche tu, sì, e edito da, sì. Salve a tutti ragazzi, si è visto il pantalone.